È un focus, questa parte 3 è un focus sulle riproduzioni dei beni culturali e sul cosiddetto problema della mancanza di libertà di panorama. Tema davvero molto molto delicato e molto discusso proprio in questo periodo perché viene toccato dalla riforma, che così possiamo dire, voluta dal legislatore europeo, perché ci sarà nell'articolo 14 della direttiva 790 del 2019 la richiesta agli Stati membri di come dire, omogeneizzare il trattamento di questo tipo di riproduzioni e quindi probabilmente il legislatore italiano adesso nel famoso decreto attuativo che si sta aspettando in questo periodo, in queste settimane, dovrà andare a aggiungere e modificare alcune norme. Io parlo di pseudo copyright sui beni culturali. Vi spiego in che senso, perché vedete che abbiamo cambiato testo normativo. Prima vi ho sempre fatto vedere la legge 633 del 1941 come nostra principale fonte. Adesso ci siamo spostati sul codice dei beni culturali, che è una norma, è un testo di legge completamente staccato, separato rispetto all'ambito della cosiddetta proprietà intellettuale. Ok, quindi perché in un corso sul diritto d'autore il docente vi tira fuori una, due norme, due articoli del codice dei beni culturali, perché il legislatore ha fatto questa scelta più o meno intelligente, più o meno discutibile, adesso lo valuteremo insieme, di infilare appunto una sorta di creare una sorta di copyright, di pseudo copyright sui beni culturali. Perché dico pseudo e sottolineo pseudo? Perché non è un copyright, infatti siamo in un altro tipo di testo di legge che attiene più che altro al diritto amministrativo, la tutela dei beni culturali, però è pseudo copyright nel senso che ottiene lo stesso effetto del copyright, cioè di fatto crea un diritto di riproduzione che anche se non è qualificato come copyright, come diritto connesso, come volete, come diritto di proprietà intellettuale, ma ottiene lo stesso effetto, si comporta nello stesso modo. Cosa succede? Che il Ministero, vedete, le regioni o gli altri enti pubblici territoriali che hanno in custodia i beni culturali, possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna o in custodia, fatte salve le disposizioni di cui è il comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore. Quindi, questo è l'articolo 107. Cioè vuol dire che se c'è diritto d'autore, se c'è anche diritto d'autore, quello viaggia su un suo binario separato, ovvero che un bene culturale, cioè non so, un affresco, un quadro, che è classificato dal diritto amministrativo italiano, dal diritto dei beni culturali come bene culturale, secondo la definizione fornita dal codice, può essere anche tutelato da diritto d'autore, perché cioè è stato creato da un autore che non è morto da più di 70 anni. Okay. E quindi anche lì si apre una ulteriore, diciamo, si sovrappone un ulteriore livello di diritti, il diritto della tutela dei beni culturali e sopra anche il diritto d'autore che viaggia su un binario separato. Però rimanendo su questo pseudo copyright, diciamo che tutela i beni culturali, si parla di canoni di concessione, cioè l'ente che ha in custodia il bene, quindi non so, il museo, l'archivio, il comune, il singolo, non so, il convento che ha un affresco, cioè quindi anche enti, vedete, pubblici territoriali che hanno in consegna il bene possono applicare dei canoni per la riproduzione. Qua i canoni di concessione e i corrispettivi connessi alla riproduzione di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna il bene. E qua quindi capite che si lascia molta discrezionalità a questi singoli enti territoriali di stabilire se ci vuole un prezzo da pagare, cioè se la riproduzione di un bene culturale ha un prezzo e quale sia questo prezzo. Dice la norma che nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente. Quindi sembra che insomma la situazione non sia così drammatica. Viene già scritto chiaramente che i privati per uso personale o per motivi di studio non devono pagare questi canoni di concessione e
i soggetti pubblici o privati, se lo fanno per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. Okay? Quindi l'attività di valorizzazione del bene culturale però deve essere fatta senza scopo di lucro, ad esempio, organizzare un, che ne so, un convegno presso un'università e utilizzare l'immagine per una locandina è una cosa, altro conto è organizzare un corso a pagamento organizzato, che ne so, da una scuola, da una società che fa formazione professionale, magari che vende corsi anche ad alto prezzo e utilizza lo stesso tipo di immagine però la sua locandina. Quindi diverso è il contesto, cioè in un caso c'è lucro, in un altro caso no. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente, cioè quindi se l'amministrazione per dare questa riproduzione si deve affrontare delle spese vive, allora il richiedente deve assumersi, deve rimborsare queste spese. Questo, ecco, questo comma che è inserito in articolo 108 però dà diciamo, dei casi di libero utilizzo, ovvero dice che sono in ogni caso libere le seguenti attività svolte senza scopo di lucro per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa o promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Cioè, quindi queste due situazioni che vediamo nel punto 1 e 2 sono considerate comunque libere perché si intende, cioè, nel senso che vengono svolte, vedete, senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa o promozione della conoscenza del patrimonio culturale. E queste attività sono: 1. La riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo 3 del presente titolo. Vi lascio andare a scoprire di cosa parla, anche perché parla di beni archivistici, quindi probabilmente voi bibliotecari conoscete meglio di me la materia. Se appunto questa riproduzione è attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto d'autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né all'interno degli istituti di cultura l'uso di stativi o treppiedi. Quindi questa riproduzione, questa foto deve essere fatta senza violazione del diritto d'autore, e questo, come dire, abbiamo già spiegato prima e va di per sé. Con modalità che non comportino contatto fisico col bene, quindi se è una scultura, un conto è farle una foto, un conto è fare un calco, okay? Un conto è prendere un codex e dover sfogliare le pagine per potergli fare le foto. Quindi lì, se c'è un contatto fisico col bene, siamo fuori da questa libera forma di libera utilizzazione. Né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, discorso che il flash e i fari che vengono utilizzati per fare riprese e foto possono danneggiare il bene. E se siamo all'interno di istituti di cultura, anche l'uso di stativi o treppiedi. Quindi un conto è la fotografia fatta col cellulare, con la macchinetta personale, diciamo amatoriale, altro conto è portarsi dietro i treppiedi, lo stativo per fissare la macchina fotografica e fare una foto già un po' più professionale. Quindi quello già viene escluso. E poi punto 2, altra attività che viene resa libera se è fatta per finalità di studio, ricerca e bla bla bla, è la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali legittimamente acquisite in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro. Ecco, io questa frase finale è davvero, io sono sempre rimasto molto, molto dubbioso nella sua interpretazione, perché non si capisce bene che cosa voglia dire questo in modo da. Cioè, in modo da sembra quasi che, cioè non si capisce se attribuisce una responsabilità a colui che diffonde, o se è semplicemente descrittivo, no? Cioè io devo fare in modo che, o il modo in cui, in cui viene diffuso deve essere, deve non poter essere, deve portare a non poter essere ulteriormente riprodotta a scopo di lucro l'immagine. Non si capisce su chi debba ricadere questa verifica, questa attività di messa a disposizione senza scopo di lucro. Vabbè, è una norma scritta, secondo me, in modo un po' barocco, non chiarissima. Anche questo legittimamente acquisito, ovviamente, ci sta sottolineando che le immagini fatte in un museo, in un istituto di cultura, via dicendo, devono essere state acquisite legittimamente. Ad esempio, se il museo ha un suo regolamento interno che vieta le fotografie,
E io le faccio perché sono di in quel momento sono di nascosto in una sala in cui non c'è controllo e quindi le ho fatte. In realtà non sono state legittimamente acquisite perché le ho fatte in violazione. Io guarda, l'ho fatto provocatoriamente una volta con e lo dichiaro pubblicamente, vediamo se qualcuno mi fa una sanzione. con la mummia di Ötzi, la mummia dell'uomo del ghiaccio che si trova a Bolzano. C'era un cartello immenso con scritto divieto di fotografia. Io per provocazione ho detto: vabbè, ragazzi, no. La mummia te la fanno vedere dietro una finestrella che è grossa davvero così come il gesto che vi sto facendo, cioè ci passa davvero giusto la testa di una o due persone. Dietro questo freezer che la mantiene, quindi assolutamente corretto, con una luce soffusa. E che io non riesca, non possa neanche fare una foto attraverso questo vetro senza flash con un cellulare banale, mi sembrava davvero un po' eccessivo a un corpo mummificato di 10.000 anni fa. Non so, boh, 10.000 forse sono troppi, forse sono 5.000, però ecco. E quindi provocatoriamente avevo fatto una foto, l'avevo pubblicata sulla mia pagina Facebook dicendo insomma sono un becero violatore di norme. Quindi quella foto non era stata legittimamente acquisita, infatti mi avevano commentato pure dal museo di Bolzano dicendo che potevo evitare questa attività. Vabbè, chiuso il discorso, volevo appunto, ecco no, scusate, una slide che è duplicata, e quindi occhio, nel senso che quando abbiamo a che fare con beni culturali dobbiamo non solo tenere presente il diritto d'autore in senso proprio, ma dobbiamo chiederci se c'è un tipo di limite come quello descritto negli articoli 107 e 108, cioè un conto è il diritto d'autore, che ci può essere ancora perché il bene culturale può avere anche un diritto d'autore perché non sono passati più di 70 anni dalla morte, ma altro conto è dover chiedere il permesso all'ente che ha in custodia il bene, che non è il vero proprietario, nel senso che il proprietario è la Repubblica Italiana, perché se il bene è tutelato da appartiene al pubblico, allo Stato o a una regione o a un museo pubblico, è proprietà in realtà dello Stato, della Repubblica. Ma la legge, il codice dei beni culturali, attribuisce all'ente che ce l'ha in consegna in quel momento, che potrebbe cambiare anche nel corso degli anni perché un'opera può essere spostata da un museo all'altro, questo diritto di concedere o meno le riproduzioni dietro pagamento. Lo scopo di questo meccanismo è quello di tutelare il nostro ricchissimo e probabilmente irraggiungibile patrimonio artistico-culturale, storico-artistico-culturale, da, diciamo, attività di saccheggio da parte no, esterna, da parte magari di grandi, non so, multinazionali dell'editoria, multinazionali della comunicazione che potrebbero disinteressarsi del diritto d'autore, perché il diritto d'autore non c'è più ovviamente sul Colosseo, sul Davide Michelangelo e su opere architettoniche note da noi, e utilizzare queste immagini per farsi, diciamo, i fatti suoi e farne attività di business. Ecco, in questo modo invece le attività che sono palesemente commerciali e che vanno a sfruttare i nostri beni culturali devono passare dalla richiesta di questo, dal versamento di questi canoni. Che, come ripeto, l'ho già detto prima, sono discrezionali da parte della singola pubblica amministrazione. Quindi non è che ci sia un sito, un database centrale in cui io vado a vedere quanto costa riprodurre quel quadro, quella statua o quell'area archeologica. No, devo ogni volta andare sul sito oppure chiamare, contattare, scrivere alla dirigenza, all'ufficio che si occupa della gestione dei diritti di riproduzione dei beni culturali, quello che io ho chiamato pseudo copyright, e sapere se c'è o non c'è un canone e quanto è questo canone. Ecco perché è una situazione abbastanza bizzarra, perché si crea una incertezza mostruosa. Cioè io stesso come avvocato mi sono trovato a dover fare consulenza su questo tema e a non sapere cosa rispondere al cliente, perché ogni volta dovevo dire: guardi, prima dobbiamo contattare l'ente, vedere cosa ci risponde e se ci risponde capire se lo sta facendo in modo corretto nel rispetto della legge o se si sta prendendo dei diritti in più. Solo che si ottiene l'effetto, no, del mettere la pulce nell'orecchio, cioè se io scrivo a un museo per chiedere quali saranno i canoni, giustamente loro cominciano a chiederci: ma allora voi cosa volete farne? No? E quindi mi sto in qualche modo facendo del male, no? Sto svegliando il cane che dorme, come si dice in un noto modo di dire. E si crea una situazione davvero bizzarra per cui, se
opere che e con questo concludo il mio ragionamento, opere che il diritto d'autore, che un copyright non l'hanno mai visto, perché ai tempi di Michelangelo il copyright non c'era, sono riusciti ad averlo sto copyright, nel senso siamo riusciti a mettere il copyright anche su cose che davvero non ce l'hanno mai, non l'hanno mai visto, non l'hanno mai avuto. E secondo me è molto molto bizzarra come situazione. Come vi dicevo, e ve lo farò vedere in una slide successiva, può essere che questo assetto normativo previsto dal nostro legislatore dal 2004 in poi venga modificato in virtù della nuova direttiva copyright che vi farò vedere appunto, di cui faccio vedere un estratto nell'ultima slide. Ma adesso volevo andare anche sull'altro tema molto delicato della cosiddetta libertà di panorama, perché la libertà di panorama invece non attiene solo all'aspetto dei beni culturali. Ritorniamo nel campo più strettamente del diritto d'autore, perché? Perché succede che alcune opere dell'ingegno, soprattutto quelle di architettura, sono per loro natura destinate a essere sulla pubblica via, sulla pubblica piazza e quindi a essere fotografate, anche a volte inconsciamente, nel senso anche involontariamente. Io faccio una foto a mia moglie, a mio figlio, in una piazza per ricordare che in quel giorno siamo stati a fare un giro in quella città, e ovviamente dietro ci sono le facciate degli edifici che sono magari di architetti che sono ancora in vita o che sono morti da poco, di cui quindi i diritti d'autore sono ancora pienamente in vigore. Ok, quindi se sulla pubblica piazza ci sono opere che sono architettoniche, ma anche scultoree o anche pittoriche, che sono ancora tutelate dal diritto d'autore, si pone il problema della cosiddetta libertà o mancanza di libertà di panorama, cioè il fatto che coloro, gli utilizzatori, i cittadini che fanno foto, si dovrebbero in teoria interrogare se nel panorama che stanno fotografando sono incluse anche opere ancora tutelate. Io qua ho parlato più specificamente di opere di architettura, però ripeto, vale anche per sculture o murales, no? Opere creative che sono comunque esposte sulla pubblica via. Questa slide ci fa vedere, è presa da Wikipedia, l'ho verificata 2 giorni fa, è ancora valida, quali sono le nazioni, gli ordinamenti giuridici che hanno o non hanno una norma che garantisce la cosiddetta libertà di panorama. Quindi, ad esempio, in Germania, in UK, in Austria esiste una norma che prevede una sorta di libera utilizzazione, di esenzione, diciamo, dal diritto d'autore, eccezione al diritto d'autore specifica per le fotografie di panorama. Nei paesi in verde più chiaro esiste una libertà di panorama solo per relativa agli edifici. Nei paesi gialli esiste la libertà di panorama solo per un uso non commerciale, e invece nei paesi rossi non esiste libertà di panorama. Allora, cioè non esiste una norma che prevede la libertà di panorama, questo più propriamente andrebbe scritto. Cioè la libertà di panorama è intesa come appunto principio che è indicato chiaramente nell'ordinamento giuridico, e noi facciamo parte esattamente di quello, di quel gruppo, noi, la Francia, la Grecia. E voi direte, ma sarà un caso? Boh, nel senso che effettivamente Francia, Italia, Grecia hanno un patrimonio artistico, culturale e soprattutto archeologico molto molto sviluppato rispetto ad altri paesi. E quindi può essere che abbiano interesse a non dare questa libertà. È un tema molto molto discusso, cioè da tantissimi anni se ne parla senza uscirne molto. Si sperava che questa direttiva europea, quando si è iniziato a discutere, quindi nel 2015-2016, in quegli anni, fosse l'occasione emblematica e unica per finalmente stabilire che in tutta l'Unione Europea ci fosse un principio di libertà di panorama, in tutti gli ordinamenti giuridici dell'Unione Europea. Invece, mi ricordo, c'era Giulia Reda, che era una parlamentare europea tedesca che si era data da fare su questo dibattito, non è riuscita a spuntarla, e quindi non c'è in questa direttiva, non c'è una norma chiaramente nella direzione della libertà di panorama. C'è un'altra norma che vi faccio vedere alla fine, però adesso volevo farvi vedere qual è il problema della libertà di panorama con alcuni casi. Uno è questo, è il ponte di Santiago Calatrava che si trova
sopra l'autostrada del Sole, la A1, all'altezza di Reggio Emilia. Non so se lo conoscete, è un ponte molto bello, è un sovrappasso, ci passate sotto sostanzialmente e ha questa forma ad arco molto elegante, molto moderno, viene utilizzato per spesso le pubblicità di automobili e infatti se vedete queste immagini stanno esattamente facendo quello, questo è un set di fotografia di un'automobile. E questa è la pagina del sito del comune di Reggio Emilia in cui potete chiedere la licenza per riprodurre, per fare foto al ponte di Calatrava. Qua adesso è uno screenshot, quindi non posso cliccare, non posso far vedere, però ecco, in questo file ci sono le condizioni generali e qua ci sono dei moduli per richiedere l'utilizzo, da compilare per richiedere l'utilizzo. E poi ci sono dei casi studio, dei casi d'uso particolari in cui insomma capite se e quando rientrate nel caso. Dice qua in basso: l'amministrazione comunale, sulla base delle garanzie derivanti dalla legge sul diritto d'autore, ha voluto attuare tutte le azioni possibili per tutelare le opere e la loro immagine da utilizzi incongrui, dequalificati ed abusi. Ok? Sostanzialmente cosa è successo? Che Calatrava ha ceduto i suoi diritti di utilizzazione al comune di Reggio Emilia, che diciamo, gli ha commissionato l'opera, e quindi adesso è l'amministrazione comunale di Reggio Emilia che si fa titolare del diritto e quindi anche licenziante, cioè colui che dà licenze. Ok? Dice che le indicazioni riportate in queste pagine potranno subire variazioni da parte dell'amministrazione comunale allo scopo di adeguarle progressivamente allo stato di avanzamento dei progetti e alle casistiche che dovessero presentarsi. Le opere dell'architetto Santiago Calatrava per la città di Reggio Emilia sono segni di riconoscimento della città, oggetto di visite da parte di curiosi e di turisti. Okay? Ecco perché l'amministrazione comunale quindi ha voluto attuare le azioni possibili per tutelare quello che vi ho già letto prima. L'immagine di questo ponte da utilizzi incongrui, dequalificanti ed abusi. E quindi questo è un caso. Io passo sotto l'autostrada del Sole, faccio la foto al ponte di Calatrava e mi devo interrogare se rientro in questi casi d'uso. Se poi andate a leggervi i casi d'uso, in effetti quasi mai vanno a limitare la libertà del singolo cittadino turista che passa di lì e fa una fotina, no, da mettere su Instagram. Vanno a però inibire gli utilizzi tipo quelli fotografici commerciali, no? Cioè la fotografia utilizzata per una pubblicità, utilizzata per una copertina di un libro e via dicendo. Altro esempio è la Tour Eiffel. La Tour Eiffel è tutelata dal diritto d'autore? Domanda, non rispondetemi, ma domanda retorica. La Tour Eiffel non è più tutelata da un diritto d'autore perché i suoi architetti, perché vabbè, i disegnatori si pensa che sia Eiffel, ma in realtà c'è un team di architetti che ha disegnato poi, architetti e ingegneri che hanno disegnato la torre. Indubbiamente non è più tutelata dal diritto d'autore perché sono morti più o meno tutti da più di 70 anni, ma vi assicuro che se voi fate una foto come questa, dovreste in teoria chiedere un'autorizzazione basata appunto su un copyright, su un diritto d'autore. E voi direte perché? Perché l'apparato di illuminazione della Torre Eiffel è considerata installazione artistica. Quindi colui che ha realizzato questa illuminazione non è un semplice tecnico illuminatore, ma è un artista dell'illuminazione, quindi è un creativo e quindi di fatto otteniamo che la Tour Eiffel fotografata di giorno non ha diritti, la Tour Eiffel fotografata di notte o comunque all'imbrunire, quando comincia a essere illuminata, ha un diritto, una sorta di diritto d'autore, il che è, vabbè, una situazione abbastanza bizzarra. Altro esempio, questo ricadiamo invece ancora, torniamo al famoso diritto di beni culturali che abbiamo visto prima, perché questo è uno dei due casi, diciamo, che si citano perché c'è proprio sia stata una sentenza. È il Teatro Massimo di Palermo, che è un'opera di un architetto del 1800, caduto in pubblico dominio. Lui è morto a più di 70 anni, quindi
non è più tutelata dal punto di vista del diritto d'autore, ma il Teatro Massimo, in quanto opera architettonica, è bene culturale, il cui titolare, diciamo, del diritto di tutela come bene culturale, il cui, diciamo, ente che ce l'ha in consegna è il Comune di Palermo, ed è oggetto di una delle cause che vi dicevo. Una è quella sul Davide di Michelangelo, alle gallerie dell'Accademia di Firenze, e uno è la sentenza sul Teatro Massimo. Cos'è successo? Che un'agenzia turistica, un'agenzia di viaggi che organizzava escursioni in Sicilia, in Sicilia, nella zona di Palermo, utilizzava sulle sue brochure, sui suoi materiali promozionali, l'immagine del Teatro Massimo come immagine insomma, rappresentativa, no? Di un tour culturale all'interno di Palermo. E avevo mandato il suo fotografo, cioè nel senso il diritto d'autore l'aveva risolto, nel senso che aveva mandato un suo fotografo a fare le foto al Teatro Massimo. Quindi l'aspetto del diritto d'autore era risolto, cioè si era fatta dare i diritti dal fotografo. Peccato che non si era fatta dare l'autorizzazione dal Comune di Palermo no, ai sensi dell'articolo 107 e 108 Codice dei Beni Culturali. E quindi il Comune di Palermo ha fatto causa, e il giudice ha riconosciuto il versamento di questi canoni di utilizzo sulla riproduzione, l'immagine del Teatro Massimo. E questo è una sentenza, se ricordo bene, 2017, giù di lì. Quindi insomma è una cosa abbastanza recente che vi invito ad andare a cercare, troverete anche un mio commento, un mio articolo. Ecco, arriviamo alla conclusione di questa nostra parte, cioè quello che vi dicevo prima, cioè il fatto che la nuova direttiva, cosiddetta direttiva EU Copyright del 2019, potrebbe scombinare un po' le carte che abbiamo visto finora, cioè queste slide potrebbero fra qualche settimana aver bisogno di un aggiornamento, perché in questa direttiva c'è un articolo 14 intitolato Opere delle arti visive di pubblico dominio, di dominio pubblico, e ci dice che gli stati membri, cioè questa è una direttiva, quindi parla degli stati membri, cioè cosa devono fare gli stati membri, no? E quindi dovremmo aspettare poi il decreto attuativo definitivo per sapere bene come il nostro legislatore ha declinato questo principio. Però il principio è questo: gli stati membri provvedono a che alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale, nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore. Quindi andrebbe a cambiare che cosa? L'articolo 87 della nostra legge sul diritto d'autore, perché vedete cosa succede? No, vado a prenderlo ancora. Nell'articolo 87 era quello in cui si diceva che sono considerate tutelate da un diritto connesso le riproduzioni di opere dell'arte figurativa. Quindi questo dovrebbe essere modificato. Perché? Perché secondo la direttiva europea, in realtà la fotografia di un'opera dell'arte figurativa, che è mera fotografia, mera riproduzione, quindi non c'è attività creativa aggiunta dal fotografo, non deve essere tutelata neanche da un diritto connesso, quindi non dovrebbe rientrare neanche nel novero, no, dei tipi di opere fotografiche, di fotografie dell'articolo 87. Quindi non è né opera fotografica né semplice fotografia, ma dovrebbe rientrare nelle semplici riproduzioni, un po' come dice il secondo paragrafo dell'articolo 87. Quindi qua ci dovrebbe essere sicuramente una modifica, ma poi bisogna capire se, a seconda di come il nostro legislatore vorrà interpretarla e applicarla, se questa norma, e torno all'articolo 14, va a influire anche sul codice dei beni culturali, perché non è detto, nel senso che qua parla di diritto d'autore e di diritto connesso. Il nostro codice dei beni culturali in realtà non aggiunge un diritto d'autore o un diritto connesso, ma aggiunge quello che io ho chiamato un pseudo copyright, quindi una roba che non è nell'ambito del diritto d'autore, ma è un diritto appunto di tutela del bene culturale. A rigor di logica tutti si aspettano che arrivi che anche qua venga che anche l'articolo 107 e 108 vengano modificati. Vi assicuro che il dibattito è molto acceso. Se siete interessati ad approfondire, vi rimando a un evento che è online, interamente online, molto bello, che c'è stato un paio di settimane fa, organizzato da Wikimedia Italia.
proprio su come la nuova direttiva copyright potrebbe impattare sulle riproduzioni dei beni culturali, perché insomma, come vi dicevo, l'Italia è uno di quei paesi che ha questa sensibilità particolare, diciamo, su questo argomento.